Bentornati carissimi amici, benvenuti ad un altro appuntamento con Prossima Fermata Ballo. Tanti sono i balli che anche oggi vi proporrò. Allora io ringrazio tutti gli amici che mi scrivono, che commentano e che mi richiedono dei balli particolari. Ho guardato nel mio archivio e se non sono all'interno delle puntate vuol dire che sono balli che mi mancano, ma cercherò di mettermi d'accordo con le scuole di ballo che partecipano alla nostra trasmissione per cercare di registrarli e di proporveli, visto che me li avete richiesti con così tanto desiderio. Prima di partire con la puntata, doverosissimi i nostri recapiti. Questo è il nostro numero di telefono al quale inviare tramite WhatsApp o SMS i vostri auguri e saluti ad amici e parenti. Li vedrete scorrere nella barra nera qui sotto. Poi vi ricordo che anche tramite questo numero potete richiedere di ricevere le nostre puntate sul vostro cellulare. Basta avere WhatsApp. Ogni settimana riceverete la nostra puntata sul vostro cellulare su WhatsApp e quindi potrete guardarla, riguardarla quante volte vorrete e ovviamente condividerla con gli amici, con i parenti, con tutti quelli che desiderate, compreso il vicino di casa. Perché no? Come dico sempre, chi condivide musica e ballo condivide vita. Questo è il nostro sito ufficiale sul quale trovate tutte le informazioni che ci riguardano e, come dicevo nella puntata precedente, tocchiamo i 15 anni di attività, 15 anni che partendo dal semplice web poi si è trasformata in trasmissione televisiva, portiamo nelle case di tutti la musica e il ballo, spinti da una grande passione che devo dire condivido poi con tutti voi, perché tanti siete che mi scrivete ogni giorno, che mi telefonate manifestando la gioia di questa trasmissione, persone che mi chiedono come mai non fanno le repliche, come mai non ci sono più trasmissioni di questo tipo, perché danno davvero tanta allegria. Quindi l'unica cosa che vi posso dire è telefonate alle vostre televisioni di riferimento e richiedete il nostro programma affinché possiamo diventare un programma a diffusione nazionale e che possiate vederci più volte la settimana. Facciamo questo lavoro insieme perché la musica e il ballo sono davvero vita. Grazie. Poi proseguo e vado al nostro canale YouTube, lì su sono tantissimi gli amici che ci seguono e di questo vi ringrazio. Ogni domenica alle 12:30 c'è la nuova puntata in diretta con voi, con tutti quelli che si sono iscritti al canale. Mezz'ora prima vi arriva un messaggino di avvertimento. Quindi, detto tutto questo, io inizierei con il primo video. So che molti di voi amano i video dove ballano i bambini, in realtà anch'io li adoro, per cui ho trovato nei miei archivi un simpaticissimo video e io colgo l'occasione per salutare e mandare un bacio grandissimo alla scuola Io Ballo in provincia di Rimini. Abbraccio forte Judy Rodriguez, l'insegnante. A voi dico gustiamoci questo ballo insieme e chi se lo ricorda lo balli insieme alle giovani fanciulle di questo videoclip. Buon ballo a tutti. Hello. Yo chica. Una vez más. El platito del swing. Papi, vamos a la disco. Va a pasarla rico. Mucho aguardientico. Va a quedar mareadito. Y papi, vamos a la disco. Va a pasarla rico. Mucho hasta el suelo y esto el mundo entero sabe.
pienso alterar los manes en la disco, me dicen algo representa. La bichota tiene mambo en esa cadera, cuando empieza a menear ese bam, 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 y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí, sé que estás activa y yo estoy al 100. Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo, el agua, riéndote en la cabeza. Pásame el agua que está en la mesa, pa' tomarme la todita porque me quiero refresca. Y si ustedes quieren que siga la fiesta, party, vamos a andar que manica. This is Tolerance. Hola, bichota. Esto no lo esperaba, ¿verdad? Benissimo, un abbraccio ancora a queste meravigliose fanciulle e proseguiamo nella nostra puntata. Ed ora doverosamente ringrazio tutti gli amici che mi seguono su Spotify, ma anche su YouTube Music, iTunes, perché non soltanto ci sono le mie canzoni, grazie, perché sono tutte ballabilissime, sono contenta che le usiate per le vostre feste, anzi scaricatele, ascoltatele, condividetele con gli amici, con i parenti, sono davvero contenta di questo, ma soprattutto grazie per i piacevoli commenti che avete espresso per le mie favole, perché su Spotify e su YouTube trovate anche le mie favole, le favole che scrivo per bambini di ogni età. Rimanete sintonizzati su questi canali perché ogni tanto pubblico qualcosa, poi per me sarà davvero un onore avere i vostri pareri, i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Grazie. Ed ora proseguiamo e voglio rispondere a tanti amici che mi scrivono, che ovviamente non sono romagnoli e che apprezzano tantissimo la nostra musica. Quando parlo di trittico romagnolo, per cui valzer, mazurka e polka, ma poi quando li vedono non capiscono la differenza fra la mazurka e la polka. Molti simpaticamente mi hanno sottolineato che alla fine i ballerini sono bravissimi, perché ci vuole una preparazione atletica notevole, ma alzano sempre le gambe allo stesso modo. In realtà non è così. La mazurka, anche se è saltata, è una musica leggermente più lenta della polka, quindi consente di fare delle evoluzioni differenti perché il ballerino ha più respiro. La polka è indiavolata, è sempre molto nervosa, allegra, scattante, quindi richiede un maggiore impegno per il ballerino. Quindi ho deciso di fare questa cosa, sfruttando gli amici Giampaolo e Mila della scuola, appunto Giampaolo e Mila Danze di Faenza in provincia di Ravenna, vi faccio vedere prima un video di mazurka, ma tenete bene a mente la musica perché subito dopo vi proporrò una polka e capirete semplicemente ad orecchio quanto è diverso il tempo musicale, pertanto quanto è più frenetico, più incalzante, quanto il ballerino deve essere molto più veloce. Nella polka ci sono anche passi differenti che servono proprio per identificare il ritmo musicale. Io ringrazio gli amici Giampaolo e Mila Danze perché portano avanti la nostra storia, la nostra tradizione con così tanta passione. E adesso buona mazurka a tutti! Thank you.
Ed ora non fatevi distrarre da nessuna musica all'interno della casa, rimanete con l'orecchio sintonizzato sulla musicalità della mazurka, perché adesso condivido con voi invece la polka. Vedrete che è una musica molto più veloce, molto più incalzante, e vedrete che anche i passi che eseguono i ballerini sono molto più veloci, scattanti, proprio per sottolineare questa cadenza molto veloce della polka. Buon ballo a tutti! Eccoci qua, sono certa che abbiate visto davvero le differenze. Parliamo di due musiche diverse, due tempi diversi, la mazurka molto più lenta, molto più morbida, che quindi consente una mobilità maggiore, una tranquillità maggiore nei movimenti, perché si ha appunto tutto il tempo per potersi esprimere a livello corporeo, e invece la polka ha una musica molto più veloce, molto più scattante, con dei ritmi molto più serrati, che richiedono al ballerino una notevole fisicità, soprattutto quando si fa la parte saltata, ma anche la parte in camminata. Ripeto, chiedo sempre scusa ai maestri che mi esprimo in modo così semplice. Vedete che è sottolineata in modo suggestivo da vari passettini differenti. Grazie a Giampaolo e Mila Danze, gruppo spettacolo Le Comete di Romagna, per questo bellissimo piccolo mini corso di ballo relativamente appunto alla mazurka e alla polka romagnola. Poi rispondo agli amici del Veneto che mi hanno detto che loro la polka assolutamente non la ballano così. È vero, avete ragione, ho avuto l'opportunità di girare in varie sale da ballo ed effettivamente per loro la polka è molto tranquilla, molto liscia, però ad esempio loro non la ballano sul posto ma fanno il giro di tutta la sala, per cui è molto coreografica e molto bella anche ballata in questo modo. Ed ora proseguiamo, andiamo dalla nostra maestra Cristina Vezzani, gruppo Balliamo con Cristina, e questa è una musica che amo in modo particolare. L'avrete riconosciuta, ve l'ho già proposta, ma ve la ripropongo perché vi è piaciuta, me l'avete richiesta. Questa è la nostra sigla, la sigla iniziale e finale della nostra trasmissione, Noce Loca, un brano che ho scritto io e che interpreto io, e sul quale la maestra Cristina Vezzani ha realizzato questa davvero simpatica coreografia che vi invito tutti in piedi ad imitare, perché è davvero divertente. E vi ricordo che questa coreografia è all'interno del DVD, il corso di ballo della maestra Cristina Vezzani, per cui buon ballo a tutti. Noce loca, luna iena, baila. Cada luz.
Quanto mi piace questa canzone, direte per forza è la tua, ma davvero mi dà tanta allegria e tanta voglia di ballare. E il videoclip ufficiale dove la maestra Cristina Vezzani e tutto il gruppo Balliamo con Cristina la ballano mentre io la canto, lo trovate su YouTube, sul nostro canale, quindi vi invito davvero ad iscrivervi. Rispondo a Giuseppina e a Loris. Sul nostro canale YouTube, in realtà il principale è questo, visto che mi avete detto che facendo una ricerca su Google mi avete trovato in varie situazioni, questo è il nostro canale YouTube principale. Quando entrate vedrete che ci sono vari canali collegati. Allora, uno è il canale dedicato al country, Country Live TV, nel quale troverete tutto quello che abbiamo realizzato negli ultimi 10 anni. Abbiamo creato questo sottocanale appositamente per tutti gli amanti del mondo country, perché sarebbe stato complicato cercare tutti questi video all'interno del nostro canale ufficiale, visto che ne conta oltre 1600. L'altro canale che trovate è quello dedicato allo sport, Energy Sport TV, perché sono anche una cronista sportiva, per cui dove vengo chiamata nelle manifestazioni a presentare, poi realizzo speciali che trovate appunto sul canale dedicato allo sport, Energy Sport TV. Infine il canale che adoro in modo particolare, perché è il canale della creatività, della fantasia, e Crea con Fantasia, un canale dedicato a tutti noi dai 0 ai 99 anni, dove trovate attività di laboratorio, giochi e le mie favole. Per cui iscrivetevi a tutti e tre i canali e state con noi in completo divertimento e relax. Andiamo avanti. Vi voglio far ballare un altro ballo di gruppo davvero molto semplice, quindi vi invito ad alzarvi tutti in piedi, una canzone davvero melodica, conosciutissima, sulla quale in realtà, visto che è molto lenta, non pensavo si potesse realizzare un ballo di gruppo. E invece no, questa scuola lo ha realizzato, è molto semplice, quindi riuscirete ad apprenderlo in breve tempo, ed è stato realizzato, pensate, volutamente da un gruppo di bimbi che avevano difficoltà motorie, quindi lo dedico a tutti
noi, se riusciamo a sognare oltre i nostri limiti, siamo padroni della nostra vita. Vi lascio con questo bellissimo videoclip. Buon ballo a tutti! Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van. Per la strada è una canzone, por las calles las canciones. Dura apenas un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si está, no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canción. Por las calles las canciones. Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere. Para vivir, por ella sé que hoy nuevos amores comenzarán y las guitarras van a tocar. Sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo junto siento che sto in casa in cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones. Esta canción, hey. Italia y Puerto Rico, dame, dame una canción, hermanito. Por las calles, las canciones. Italia, Puerto Rico, no, no, no. Juntos. Emozionante, emozionante davvero pensare che è stato voluto da bimbi che appunto avevano delle difficoltà motorie che lo hanno creato loro. Quindi bravissimi ragazzi, grazie di questo stimolo a vivere, perché alle volte noi non ci pensiamo, diamo tutto per scontato, ma la nostra vita è davvero importante ed è sempre in mano nostra. Io ringrazio tutti voi per la vostra grande passione e coinvolgimento. Come ho detto la scorsa puntata, tutti gli amici che vorrebbero vederci di più, stare di più con noi, vivere più puntate anche durante la settimana, avere più appuntamenti, telefonate alle vostre televisioni e richiedete il nostro programma. Chissà che non riusciremo a diventare nazionali e a stare con voi più tempo e più a lungo. Io vi aspetto sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, vi invito ad iscrivervi, aspetto le vostre telefonate e vi auguro una settimana stupenda. Come sempre non deve mancare musica e ballo e noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre così carichi. Un abbraccio, ciao!